Scorzè è l'unico comune sopra i 15.000 abitanti ad eleggere il sindaco al primo turno. Vince Naïs Marcon con il 73,8% delle preferenze ed evita così il ballottaggio. La neo sindaco Marcon, visibilmente emozionata, non si aspettava di vincere con un risultato così clamoroso. Speravo di vincere perché è ovvio, quando uno si mette in gioco spera sempre di vincere, però di andare oltre il risultato di Mestriner non avrei proprio messo in conto. È veramente una grossa sorpresa, ma sono anche convinta che arrivare a questo è stato grazie all'aiuto che ho ricevuto da Mestriner stesso e dalle due liste che mi hanno supportato. La vittoria di Marcon, sostenuta dalla Lega e da una lista che porta il nome del precedente sindaco Mestriner, è netta. Dario Zugno, l'avversario principale, candidato per il PD e una lista civica, si è fermato al 22,5%. Il 3,7% lo ha ottenuto invece Emanuela Barbiero, sostenuta da Forza Italia e Fratelli d'Italia. Sicuramente è un risultato storico. Che campagna elettorale è stata? Tranquilla, l'insegna proprio del rispetto, tant'è vero che dopo due seggi scrutinati il candidato del PD mi ha telefonato per dire che avevo vinto, io non lo sapevo nemmeno, e che lui riconosceva la vittoria, e lo ringrazio per questo. Lei la macchina amministrativa la conosce già, perché prima era vice sindaco. Quali saranno i vantaggi allora a questo punto? I vantaggi sono moltissimi, perché so già come vanno le cose, so già come muovermi nell'ambito dell'amministrazione comunale, nell'ambito del personale, in tanti ambiti io ho messo mano mentre ero vice sindaco, e soprattutto conosco bene la realtà della gente perché ho lavorato tanto al sociale e nella scuola prima come esperienza personale. Lei sarà un sindaco vicino alla cittadinanza, ha detto. Io lo spero con tutto il cuore, farò sicuramente del mio meglio per essere così.